10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pam 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 pam. Si inizia con il quiz. L'ultimo quiz dell'anno, poi i prossimi saranno il prossimo anno. Allora, prossimo regolamento: i punti vengono assegnati in base alla velocità di risposta. Quindi, se risponderai correttamente e velocemente, potresti vincere molti punti. Ma attenzione, ragazzi: se risponderete in modo errato e veloce, perderete tanti punti. Quindi, state attenti quando rispondete. Via con domanda numero 1: quanti brawler leggendari esistono? Fate attenzione, ragazzi. Guarda come rispondo velocissimi. Cercheremo di essere veloci con il quiz. Dai, che mancano 10 secondi. Vi ricordo che prima rispondete, più punti ricevete. 5 secondi per rispondere. La risposta esatta era 5. Bravissima chi l'ha fatta. Vediamo chi è stato il migliore per questo round. Il più veloce è stato Gabri. Classifica generale. Domanda numero 2: qual è il ruolo del brawler Semino? Veloci, ragazzi. La risposta è supporto, ragazzi. Vediamo chi è stato il più veloce di oggi. Attenzione, però è stato recuperato da Lori. Recuperato da Lori e poi c'è Christian. Ragazzi, guardate il video e rispondete, perché sarà una domanda fatta sul video. Il video. Non so se si sente l'audio. È più forte. Guardate con attenzione. Che Sparks e Mortis è bellissimo. Quanti brawler erano presenti nel video che avete appena visto? Tu che hai visto il video, quanti brawler c'erano presenti secondo te? Dillo, dillo. Secondo Lady Sparks c'erano 3. Vediamo qual è la risposta esatta. Era 3. L'orso non è un brawler. Fa parte. Non puoi giocare con l'orso, puoi giocare con Nita. Prima in classifica con 34 punti, seguito da Gabri e ancora da Nick. Gioco bonus! Gioco bonus! Eccolo! I brawler cavalli e niente. Scegliete il vostro brawler da A a F. E si inizia! Pronti, ragazzi? Pronti? Via! Attenzione, abbiamo subito... non vedo la classifica dei cavalli così. Dei brawler, scusa. Ecco Leon che è primo. Corvo, Byron, Sandy, Edgar, tutti. Eugenio sta rimontando. Vediamo se Corvo vince stavolta. Non vedi Corvo come sta pushando. Dura 30 secondi sta gara, ragazzi. Vediamo. Corvo primo. Corvo secondo. Niente, Sandy fortissimo. Sandy, Corvo è arrivato terzo. Era primo, niente. Vai. Attenzione, Byron recupera tutti. Ecco, Byron vince 100 punti, mentre Corvo 80, Sandy 60, Eugenio 40. Quanti punti? 2 hours later. Ultime 3 domande, ragazzi. Pam 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 pam. Qual è il nome del minigioco creato su 8-bit? Project Boom, Project Laser, Project Taser, Project Rejected. Vediamo qual è la risposta. Era Project Laser, ragazzi, non era Project Taser. Andiamo avanti, domanda 39. Nella schermata del profilo del vostro account è possibile trovare anche le vittorie fatte in amichevole. È vero o falso, ragazzi? Finisce ed era falso. Era falso, non ci sono le vittorie o le partite comunque fatte in amichevole. Prossima domanda. 26, non ho sbagliato, niente. Domanda 40. Se il valore di 30 gemme è pari a 2,29 euro, a quanto equivale il valore di una gemma? Ragazzi, la risposta esatta era 0,076. Ragazzi, siamo pronti? Chi sono i vincitori? Facciamo tremare tutto. Facciamo tremare tutto. Al primo posto abbiamo... Oh, Angelesio, Lori and Edgar Game. Grande Alessio, complimenti. Angelesio, uno di noi. 440 punti. Fate lo screenshot. Bravo. Fate lo screenshot così. Per un punto Michael poteva arrivare terzo. Vediamo i miei mod dove sono. Pulcina Pia 37esima, Gabri Med 68esimo. Ne abbiamo 10 minuti per leggervi adesso la lettera che ho creato. Io vi dedico questa lettera a tutti voi. Eccoci qua.
siamo alla fine di un anno un po' strano. Un anno che ci ha portato via tante cose, tante persone care, la libertà, gli abbracci degli amici, le partite a calcetto. Ma noi dobbiamo anche vedere il lato positivo di ogni cosa. Abbiamo avuto anche modo di stare più a casa con la nostra famiglia e molto probabilmente è stata proprio l'emergenza Covid che mi ha portato a creare un canale e fare video su YouTube. Quando ho iniziato avevo tanta paura, paura di essere uno come tanti e non riuscire a fare successo in questo mondo pieno di persone che si fanno la guerra a chi è più bravo e sono pronti a buttare fango addosso se necessario per distruggerti come YouTuber. Ammetto che non è stata per nulla facile, ma sono qui a leggere questa lettera solamente grazie a tutti voi che ogni giorno venite nelle mie live e premiere anche per dire un semplice ciao Sparks, come stai? La vostra presenza è stata essenziale per me. Vedere i vostri nomi ogni giorno è la benzina che dà forza al canale e me stesso per andare avanti. Senza voi ragazzi questo non avrebbe senso. Lady Sparks, che è qui a fianco, mi è stata vicino e dovete tutti voi ringraziare lei, perché io sono un ragazzo molto timido ed è stata proprio lei a spingermi a fare live prima su Twitch e poi su YouTube. È stata lei che mi ha dato la forza di credere in me e di buttarmi nel mondo di YouTube, perché se io dovevo, se fosse stato per me, non l'avrei mai fatto, ragazzi. Come faccio a non amare una ragazza così, che ogni giorno mi dà la carica di essere forte e soprattutto di essere me stesso? Ed è sempre grazie a lei che oggi sono qui a scrivere questa lettera per tutti voi che avete reso il mio anno stupendo. 16.000 di voi hanno creduto in me, anzi 16.002 con Lady Sparks e Sparksino. E tra poco saremo anche 16.003 con Lady Sparksina in arrivo. Con questa lettera, raga, volevo dirvi semplicemente di lasciarvi dietro tutte le cose brutte che sono accadute quest'anno. La vita va avanti, ragazzi. Noi dobbiamo comunque vivere per noi stessi e per le persone che ci amano. Dobbiamo fare della nostra vita un capolavoro. Lottiamo per un 2021 insieme, pieno di risate, di gioie, di divertimento, di amore e chissà, magari è l'anno giusto che qualcuno di voi diventi un nuovo YouTuber oppure che uno di voi trova l'amore o la fortuna. Insomma, viviamo positivi, ragazzi, perché è solo questo, è solo in questo modo che la vita ci sorriderà. Quasi finito, ragazzi, eh? Grazie a tutti per questo 2020 insieme, stupendo, e mi auguro che nel 2021 resterete ancora al mio fianco, tutti voi, e perché no, magari diventeremo sempre di più, ma la cosa importante per me è avere ognuno di voi con me. Grazie ai miei fantastici moderatori che mi sopportano ogni giorno con le mie copertine e i miei dietro le quinte, grazie ai miei abbonati che credono in me e che si divertono ad ascoltare le musiche con me su Discord, cioè DJ Sparks su Discord. Grazie ai miei super iscritti che ogni giorno commentano i miei video raccontandomi delle loro teorie su Brawl Stars e che sono sempre presenti nelle live come queste di oggi. Grazie di cuore a tutti, dal vostro Sparks. Vi prometto che non cambierò mai e resterò sempre così semplice e spero divertente. Un abbraccio, un bacio, il vostro Sparks. Che bella, ragazzi, mi sono commosso anche io. Ce l'ho fatta, ce l'ho. Tu non lo so. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Auguri! Ce l'abbiamo fatta! Happy New Year 2021! È arrivato il 2021, un bacio! Un bacino! Mi va a mettere la musica a tutto volume. Brindiamo a questo nuovo anno. Brindiamo a questo nuovo anno. Tanti baci. Ciao ciao ciao. Ciao. Bacino. Adesso ora di qua. E noi ci cerchiamo l'oroscopo. Auguri. Nel 2020 quello dell'Ariete è stato uno dei segni più vessati. Per fortuna però non si arrende mai. In Ariete sta arrivando l'anno per voi. Dopo 2 anni difficili è finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti e di realizzare qualcosa di innovativo. Il prossimo anno della spazio ha un rinnovamento importante, ragazzi. Chi è Toro? Qualcuno di voi è Toro? Quanti Toro abbiamo, ragazzi? Possibile svolta in amore. Oh, chi era Toro? Prossimo anno possibile svolta in amore.
le storielle dei mesi precedenti potrebbero diventare presto molto importanti. Occhio, occhio, e qua c'è una svolta, trovate l'amore ragazzi. Non solo, con l'anno nuovo dovrà stare attento al denaro, alle spese inutili, agli sprechi. Aia, abbonati subito così poi per tutto l'anno sei a posto. Dovrà evitare gli azzardi e più del rapporto inutile o superflui. Baderà in poche parole al concreto. Ah, vabbè, il toro in pratica deve fare un anno da tirchio. Andiamo a gemelli. Chi di voi è gemelli, ragazzi? Le relazioni che nasceranno a febbraio saranno molto importanti e intriganti. Attenzione! Questo è uno dei segni che proprio nei momenti di grande difficoltà riesce a trovare la strada per il successo. Wow! Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della sua vita, sfera sentimentale compresa. Giove sarà favorevole e aiuterà il recupero. Quindi complimenti ai gemelli che in amore a inizio anno saranno proprio a bomba. Quindi preparatevi che sarete proprio fortunati. Adesso passiamo al segno più importante cancro. Dell'anno, che è Cancro, che è anche il mio segno. Chi di voi è Cancro, ragazzi? In estate avranno l'appoggio incondizionato di Giove. Il consiglio è quello di allargare il loro giro di conoscenze. Devono rimettersi in gioco e in amore. Ragazzi, in estate torno libero, ragazzi. Saturno non è più opposto. Ah, vi ho fatto pace con Saturno, hai visto? In tanti sono stati costretti a ripartire da zero e non solo per la crisi sociale in corso. Per questo segno in arrivo entro l'estate una conferma per ripartire con più speranza. Speriamo bene. Ragazzi, guarda, prima dell'estate forse raggiungiamo 1 milione di iscritti allora. Passiamo al leone, ragazzi. Chi di voi è leone? Gli incontri saranno favoriti soprattutto a maggio. Ah, ha capito i leoni. Oh, leoni, da maggio in poi andate a rimorchiare. L'amore tornerà protagonista già a partire da aprile. Ah, già da aprile, quindi da aprile potete iniziare. Luglio sarà un mese interessante. E dalla seconda metà dell'anno scorso che affronta situazioni nuove. Vedi sto leone da un anno che ci sta provando con tutti. Diamoci una calmata. Meglio non fare passi azzardati. Il 2021 è un anno di conservazione. Quindi ragazzi, ora calmatevi, conservatevi per il 2022. No alla competizione e ai progetti faraonici. L'invito è quello di ridimensionare tutto e di dimostrare fermezza. Quindi fate un anno di calma, un anno di... Ci vediamo tra due anni. Quindi, vergini, ragazzi. Chi di voi è vergine? Anche Silvia e Sparxino sono vergine. Vediamo. Il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. Ma pure tu. C'è chi riuscirà a fare il grande passo. Ma dai, che incontreremo Chloe. Ah, giusto. C'è chi riuscirà a fare il grande passo. Dio, ci potremmo sposare il prossimo anno. Vediamo, magari facciamo il matrimonio in live. Bene, Plutone, Venere. Dovrà continuare il percorso già tracciato negli ultimi mesi del 2020, ma in estate dovrà dissipare alcuni dubbi d'amore. Poi abbiamo Bilancia. Chi di voi è Bilancia, ragazzi? Venere tornerà a proteggere i sentimenti nel 2021. Emozioni importanti attorno al mese di maggio. Sta finendo un periodo di interregno in cui è stato necessario cambiare mansioni, ruolo e orari. Il 2021 porta stabilità, conferme e grinta. Quindi Bilancia, preparatevi che questo 2021 vi porterà lavoro stabile, conferme quindi di lavoro o altre cose. E più grinta per lavorare e trovare nuovi lavori più emozionanti. Quindi Bilancia, preparati, questo qua è l'anno tuo. Scorpione. Chi è Scorpione, ragazzi? Anno positivo grazie a diversi al favore della luna, di Giove e il sole. Anno positivo addirittura per Scorpione, ragazzi. Queste stelle risveglieranno emozioni sopite. A febbraio sarà difficile mantenere i nervi saldi. A febbraio ci sono problemi, a febbraio state a casa, ragazzi. Nel 2021 i nati sotto questo segno svilupperanno una forte ribellione che andrà amministrata con molta cura. Scorpione è molto aggressivo, quanto pare. Il 2021 sarà... Loro lo interpretano in modo gentile, però in modo proprio riassunto è... Sarà un anno proprio di schifo per lo Scorpione, che in realtà gli va tutto male. E allora si innervosiranno con tutti e vogliono ribellarsi col mondo. Quindi mi dispiace lo Scorpione. Aspettiamo il 2022. Sagittario. Qualcuno è Sagittario? Nel 2021 avranno possibilità di conoscere gente nuova e interessante, come Sparks. Attenzione a giugno, mese caotico. Attenzione a giugno, state a casa. A luglio il lavoro verrà riconfermato. Ripartiranno molti progetti che sono stati bloccati negli ultimi mesi e ci saranno nuove possibilità anche a livello sentimentale. Torna la creatività, wow! Quindi ragazzi, il Sagittario hanno dall'estate in poi tanti momenti belli, sia in amore che in fortuna che in creatività. Capricorno, chi è Capricorno, ragazzi? Alcune coppie si lasceranno a settembre. Ma da qua a settembre, ragazzi, avete tempo, quindi godetevi tutti questi mesi, questi 9 mesi, perché poi a settembre vi lascerete. Oppure, se siete furbi, lasciatela ora, così magari
Cioè, già, in anticipo. Nel 2021 dovranno essere più saggi del previsto. Le storie saranno più importanti ad agosto. Ma come? Cioè, ad agosto sono importanti, ma a settembre vi lasciate. Quindi un mese di storie importanti. Gli anni di crisi servono anche per maturare una profonda consapevolezza di se stessi. Non mancheranno affermazioni e consensi, progetti di rilievo. È un anno un po' così e così per i Capricorni. È tipo tanti alti, ma anche tanti bassi. Capricorno, ragazzi, la dovete giocare bene quest'anno. Giocatela bene, mi raccomando. Allora, Acquario. Chi è Acquario? Milan. I single desidereranno gli amori trasgressivi. Ci dissociamo da questa cosa? Vabbè. Dissociamoci. Giornate conflittuali, soprattutto nel mese di aprile. Un segno rivoluzionario. Il desiderio di cambiare vita è forte e arriva l'esigenza di trovare uno stile di vita nuovo. Per destino o scelta, non dovrà avere paura di cambiare molti punti di riferimento. Ragazzi, non vi fissate con le stesse persone, con le stesse cose, con le stesse cose che fate ogni giorno. Ragazzi, pensate più a cambiare il vostro stile di vita, guardi Acquario. Cambiate il vostro stile di vita che migliorerà sicuramente. Va bene? E buona fortuna per gli amori trasgressivi. Andiamo su Pesci. Chi è Pesce? Chi è un pescio? Ci saranno dei weekend interessanti, soprattutto a giugno. Ah, periodo fertile grazie all'influenza di Giove. Inizia un biennio di grande forza, non senza soddisfazione. Quindi, wow! Quindi i pesci... Da 2 anni già! Non senza soddisfazione per 2 anni. Il 2021 è l'anno di rimessa in gioco, anche dopo una recente separazione. Abbiamo finito tutto l'oroscopo. Abbiamo fatto un capodanno pazzesco, vi ringraziamo tanto. Abbiamo fatto il torneo, i quiz, tante cose insieme. Buon anno 2021. Buon anno ci a vediamo tutti, ragazzi. Domani. Ciao. Ciao ragazzi, buon 2021. Ciao. Ciao. Di ciao.